Ma prego. Allora, signor Benetti, gli amici di YouTube vi chiedono sempre che lei faccia una descrizione delle Macchi 202, caratteristiche tecniche, la velocità, ecco. Vuol dire due parole. Macchi 202 è praticamente è 200, solamente è quasi uguale, non hanno fatto grande fatica per rifare il 202. Perché dal 200 hanno tolto il motore e hanno tolto il motore Rolls-Royce, sì. hanno fatto il castello loro, hanno messo dentro un motore di linea. Poi il motore del 202, tanto hanno tolto anche dei difetti che aveva il 200, che aveva la tendenza all'autorotazione. Lo chiamavano l'aereo con l'ala più lunga perché hanno allungato per eliminare l'autorotazione. Hanno allungato un lato. Poi hanno fatto il 202. Il 202 era un aereo meraviglioso, andava molto bene, aveva una robustezza, perché quando c'era da andare sganciarsi con l'attacco si poteva buttarlo in picchiata e resisteva, non c'erano problemi qualche ribattino partiva, ma si arrivava, era molto avanzato e i piloti l'hanno apprezzato. Con 205, ma con 202 già prima di tutto avevamo superato i 450 che faceva i Macchi 200, e avevamo subito già partiti che andava oltre i 500-600 all'ora. 600 all'ora? Sì, circa, insomma. Però con i Macchi 200 era una elica, buona. Sì, però sempre tedesco. Dopo avevamo... Avevamo anche dei carburanti, ma quello l'hanno messo con dei carburanti sintetici che si usava. I tedeschi l'avevano già, perché avevano già cominciato a perdere i corsi di petrolio della Romania, per cui noi eravamo. Facevano il petrolio da carbone, sono sintetici? Sì, era roba sintetica, mettevano il biossido, poi acqua, metanolo. Avevamo una potenza notevole, ma lui c'era da attaccare oppure da disimpegnare. Lui pensò che ce la faccia. Perché c'è stato l'8 settembre, l'8 settembre ci ha scombussolato un po' tutto con la resa, avevamo secondo me quando è successo l'8 settembre prima di tutti i tedeschi se li siamo portati via poi ce li hanno dati indietro anche 205 la prima volta sono stati graditi ed erano le primi 5-6 graditi i tedeschi li apprezzavano meglio dei loro, benché il motore fosse quello, l'SM109 era meglio, però avevano la nostalgia, non è la vita. Diceva che la fusoliera era molto più larga, si entrava con facilità, il mezzo non era facile, era molto stretto. E insomma, se uno era di corporatura un po' robusta, aveva dei problemi per entrarci. Comunque con il 202 dopo siamo andati via di campi, poi ci hanno distrutto il cambio di volo, perché dopo l'8 settembre siamo stati mesi. Allora siamo andati, ci hanno dato un campo, è stato Tito Falconi, è riuscito a darci il campo, a farci dare gli apparecchi indietro, quindi Breda, il 91, e facevamo l'allenamento. Ma ieri li avevano presi, portati in Germania? Sì, tutti. Tutti in volo li avevano portati? In volo, e sono stati in italiani. Di là li portavano a Innsbruck e là e poi tornavano indietro, ma lui li portavano i piloti tedeschi, però dopo ce li hanno dati indietro. È vero che hanno allestito un bel campo, ma hanno saputo che campo c'era, che si faceva la ripresa voli, gli americani un giorno sono arrivati e gli hanno distrutto tutto e ci hanno lasciato terminare e loro hanno piano. C'ero io solo e loro e si è salvato, il mio solo, perché io li avevo visti.
Poi li ho visti per caso, che passavano sopra. Non mi hanno mica fatto mica. Forse ha detto ma che era. Allora avevo il copio di Sergio, una bianca, vicino anche a mezzo, vicino a Tivaccio. Che autonomia aveva 202 anni? 202 si poteva fare, non so, 800, 500, non era che avesse anche... Sì. Dei 105 aveva di più. Ma voi attaccavate i bombardieri americani? Solo quelli americani. Solo in Francia, perché loro avevano... gli americani tanto erano centinaia a far passare. Sì. E avevano una scorta, diretta e indiretta. I cazzo di scorta avevano. Altro che? Ma non era pericoloso salire e andare? Bisognava andare più su di loro. Più su di loro? Più su di loro. Attaccare allora, dall'alto? Sempre attaccati al comandante, capo squadriglia. Capo squadriglia facevi la fila indiana e passavi. Potevi passare una volta, anche due, ma non di più. Perché se passavi oltre... Ah, in fila indiana passavi? Sì, in fila indiana. Non c'erano, noi avevamo una mia acrobazia, poi c'era, ognuno aveva la sua tecnica, ma uno attaccava l'ala, l'altro voleva attaccare di fronte, invece era sbagliato quello, poi dovevamo fare come facevano attaccare l'ala bisogna... loro attaccavano in file di ala. In file di ala. Uno, prima o poi uno prendeva e colpivate l'ala, il motore, perché anche se colpivi il motore avevano quattro motori e... Insomma, andava anche così. Bisognava spezzare l'ala. L'ala andava presa sull'attaccatura tra l'ala e la fusoliera. Ah, proprio sul punto vulnerabile. Era là, quel punto vulnerabile, era quello. Perché potevi sì eliminare magari un almiere del bombardiere, vabbè, ma l'aereo andava giù. Era facile. Però era un aereo grande, era enorme, lo vedevi anche il B-24 e il B-17. Con gli armati facevano fuoco. Lei ha colpito qualcuno di questi? Sì, qualcosa è stato colpito, ma io non ho, io per conto mio non ho credo di averne colpito nessuno. Perché noi facevamo anche in collaborazione. Ah, capito. Eravamo insieme, anche. Allora sa, davano sì a te, poi a tutti, ma dopo sa, a noi sa, interessava. Si l'intero. Prendevano i meriti sui tedeschi? Sì, i meriti li prendevano, no, anche noi, no? Sì. Tanti, prendevano i meriti. Okay. Il comandante che non volava si prendeva merito. Ah no, volava. Il comandante Bellagambi volava e come che volava? Lui è l'asso, che qua io lo ricordo qui al museo, la Santa Maria, era un bel pilota, quello sì. Poi c'era Gorini, la medaglia d'oro, che anche lui aveva la sua parte. Sai che Gorini è stato abbattuto in giugno. Sai, si è rovinato la schiena, ha dovuto essere stato in convalescenza diverso tempo. Ti parli dei piloti tedeschi, che erano più bravi gli italiani oppure? Beh, non credo mica. I piloti tedeschi prima di tutto avevano più apparecchi, quando attaccavano attaccavano di più. Però loro avevano dei piloti che io ho conosciuto Rallo, ma piloti che... non avevano come noi che avevamo degli apparecchi molto più moderni, quelli americani. Loro avevano molte vittorie in Russia. Ah, in Russia. In Russia loro le buttavano giù da 3 o 4 al giorno così da soli. Perché i russi avevano aeroplani e erano importanti, avevano una tecnologia un po' arretrata. Sì, appunto, per quello loro hanno tanti, perché abbiamo un Artama che ha battuto 300 e passa parecchi, un Gal ne ha battuto 270, noi invece avevamo un fronte molto diverso, erano molto più combattivi, noi al massimo siamo arrivati a 30, Visconti, Borrini, quelli, ma no, eravamo sempre in minoranza, sia come qualità di aeroplano, e dopo verso la fine avevamo qualche aeroplano e messo il 109C. Allora però avevamo qualcosa che non andava, perché loro erano migliaia, centinaia, e noi avevamo 1-10, sì. Quando a me hanno mandato a Osopo, avevo il comandante e il capitano del Gambi. E quando si andava su, noi facevamo quello che potevamo. Facevamo più che altro la scorta quando atterravano gli arado, quelli di reazione. Allora facevamo una scorta, facevamo come un ombrello. Perché gli americani stavano aspettando, quelli americani, tant'è vero, sì. Che non sono riusciti a batterne neanche loro.
perché noi facevamo come gli alferi, perché quando attaccavi un bombardiere anche loro avevano presa sopra diretta e la presa in diretta. Quando uscivi dall'attacco era che ti aspettavano. Ti aspettavano il varco. Poi della porta al varco. Allora proprio. Tiravi su, se trovavi la nuvoletta dava bene. Se no ti prendevano. Se no ti fregavano. Tu hai preso lei una volta? Sì, mi ha preso ed è stato l'aereo, è stato un po' danneggiato, faceva fumo da tutte le parti, mi hanno detto guarda che fuma tutto. E allora aveva preso i manicotti della Polonia. E allora hai preferito abbandonarlo? È abbandonato. È difficile uscire. No, non è difficile. Ha dovuto rovesciarlo per riuscire. Sì, bisogna rovesciarlo, se no se prendi dietro la cosa, piano di cuore. E molti sono morti per questo. Sì. Va bene, signor Benetti, e lei ringraziamo. Alla prossima allora. Grazie. Ho parlato un po' succintamente, non è perché bisogna parlare un po' dell'aereo, come va, come si mette in moto, il decollo, l'atterraggio. Aspetta la pranzo.